Ciao ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, un saluto da Bruno Iepariello, detto anche Jack, l'ho sfregiato, e vi faccio vedere il perché, ok? Stavo in pratica facendomi i capelli e stavo provando un nuovo setup. I capelli sono ancora lunghi, ma sono capelli comunque di una decina di giorni, perché non ho proprio avuto modo di tagliarli in questi giorni, sono stato super impegnato. E stavo provando l'open comb, quindi faccio vedere così, lo vedete meglio, eccolo qui, open comb Icon Veteran, e lo stavo provando sui capelli appunto lunghi di più di 10 giorni. Devo essere sincero, si intasa, stavo facendo troppi passaggi e la cosa non mi piace, devo essere proprio sincero. Quindi il mio consiglio è, su capelli così lunghi, vedete qua un po' sottagliati, qui sono ancora lunghi, non usate i double edge perché si intasano. Quindi secondo il mio modestissimo parere la soluzione migliore rimane sempre una bella sfoltita con la macchinetta, e infatti ora ce ne andiamo di macchinetta. Senti un po' come parte, senti un po' che trattorino, mazza, fa paura sta cosa. E quindi ora ce ne andiamo a tagliare e ad accorciare. Guardate, questo è proprio senza problemi, va senza problemi, Guarda come volano i ciuffi dei miei capelli. Quello che rimane dei miei capelli, ragazzi, perché io purtroppo li taglio a zero, perché evidentemente capelli non ce ne ho tantissimi. Se ci avessi avuto i capelli me la battevo con Riccardo Cocciante. Ecco, così ci siamo, così possiamo iniziare a lavorare. Ragazzi, la macchinetta non si batte, la macchinetta non si batte. In un minuto ti accorcia i capelli in una maniera impressionante. Ecco qua, io sono già a posto, no? Li ho accorciati a modo. Ora posiamo la nostra amata Wall Legend. Sto a fare un casino, ma ovviamente è normale, perché i capelli andrebbero tagliati con la testa nel lavandino, invece a tagliarli così non vi dico qui a terra che cosa ho combinato. Ma lo dovevo fare per il video. Allora, sciacquiamoci un pochino la testa. Tra l'altro ho pure tutti i capelli dietro al collo che mi danno un fastidio. Mamma mia. La cosa più fastidiosa che c'è al mondo, oltre le zanzare, sono i capelli quando te li trovi nel collo tra la maglietta e la tua pelle. Allora, sciacquiamoci la testa. Allora, ce l'asciughiamo un pochino. Il sapone che volevo utilizzare è questo sapone greco, un campioncino del Keep Clean, come si chiama lui, i saponi con il latte di bufala, e sono saponi tallovati. Allora, ce ne appia una nocciolina, ok, eccola qui. Ah, la profumazione è quella che lui chiama Aro 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 Vai
Araonia. Araonia, sì, Araonia. Allora, prendiamo la nocciolina, la ficchiamo nel pennellazzo della Frank Shaving da 30 mm, che per la testa è eccezionale, è morbidissimo in punta, ma c'è un backbone che fa spavento. Eccolo qui, Frank Shaving, se lo mettiamo così forse lo metto a fuoco, perché sta telecamera nuova, segue sempre il mio volto, e invece no, amica mia, devi seguire anche gli oggetti, perché gli oggetti sono più belli di me. Allora, andiamo a premontare, ma che parolone, il soap all'interno della ciotolina. Vai, ce ne andiamo direttamente nella testa. Quindi ragazzi, il succo di questo video qual è? Stavo iniziando a fare video e a provare l'Icon Veteran, che è un open combo. L'ho provato sinceramente in tutte e due le configurazioni. Sappiamo che il Veteran c'ha la doppia possibilità di averci, diciamo, un partellato open e closed, ma io stavo usando l'open ovviamente su capelli lunghi, o da usare eventualmente su barba lunga, ma c'ha la testina che è double face, ok, si gira all'incontrario e diventa un pochino più aggressiva, quindi con un maggior gap della lametta. Ebbene, l'ho provato in tutti e due i modi, forse con il lato più con più gap, quindi con esposizione della lametta maggiore, va un pochino meglio nel portare via questi capelli lunghi, ma non ci siamo, devo essere sincero, devo essere proprio sincero. In pratica perdete del tempo, quindi la soluzione, allora, detto che, va detto che volendo uno può levare i capelli lunghi come ce l'avevo io all'inizio anche con il multilama o con un closed combo tranquillo come l'R89. Il discorso dov'è? Il discorso è che vai a perdere molto molto più tempo, perché devi fare una marea di passaggi, visto che credo che il tempo è un po' denaro per tutti ed è tiranno. Uno preferisce essere quanto il più veloce possibile, ok? Quindi la soluzione migliore, ragazzi, purtroppo rimane la macchinetta. Purtroppo, dico purtroppo, perché sarebbe stato bello essere veloci anche con un double edge, e poi dopo sempre con quel double edge farsi la pelatina a zero e quindi a boccia di biliardo. Allora, il sapone, spettacolari questi saponi greci tallovati, mi sembra con il latte di bufala, un vero spreco per un campano, però tant'è, si vede che in Grecia il latte di bufala lo usano per fare i saponi invece che le mozzarelle. Allora, dicevo, io dopo l'Icon Veteran sarei andato comunque di multilama e quindi lo vado a pigliare. Il nostro fido Gillette, il meglio di un uomo. Allora, vediamo un po' se lo metto a fuoco. Sicuramente lo metto a fuoco. Sta telecamera costa un botto, sicché... Eccolo qua. Allora, il Fusion, armato però non di lametta Fusion, ma di Wilkinson Hydro, non mi ricordo come si chiama, Hydro Connect, una cosa del genere. Sì, indubbiamente siamo molto ma molto più veloci. Ecco, poi un consiglio che io do è quello di riempire una ciotolina di acqua, così ne sprechiamo anche il meno possibile. Ok, quindi riempiamo una ciotolina di acqua e lo andiamo a sgrullare all'interno, ok?
Sì. Soluzione più veloce è questa qua, passaggio di macchinetta e multilama, che ancora ad oggi io per la testa, ribadisco per la centesima volta, preferisco perché la sua flessibilità della testina, il suo seguire la curvatura della capoccia, per me sinceramente è fantastica e evita anche di evitiamo di tagliarci, perché col double edge io sinceramente, allora, o ci vado cauto con i piedi di piombo, oppure se no qualche taglietto con il double edge in testa, nulla di grave, taglietto che sparisce, cioè sparisce in giro di pochissimi secondi, però ecco, sto sempre un po' lì con il timore, con l'apprensione di tagliarmi, e quindi diciamo, no, non me la godo, perché se uno c'ha del tempo da perdere, può farsela tranquillamente con il lavoleggio. Io quando ho un pochino più tempo mi piace usare anche il double edge per la testa, ma ovviamente non vado sciolto come sto andando ora con il multilama. Oh vai. Quindi vedete, io già sono a boccia di... Sentiamo un po' dietro. Allora, dietro ci abbiamo qualche pelo non tagliato. Basta andare con la mano a sentire le zone non tagliate e ci passiamo il rasoio. Quindi ad oggi questa è per me la soluzione più efficace e veloce, soprattutto se non ci abbiamo tanto tempo, ecco. Tac. Vai. Allora, per la testa sono promossi i multilama. Allora ci andiamo a fare un'altra insaponata. Ragazzi, non me lo date un feedback su questa nuova combo? Oh vai. Dicevo, un feedback su come si sente e come si vede, che questa è la nuova telecamera, la mia nuova attrezzatura. Oddio, la staffa non è ancora tanto per la quale, perché è un po' accrocchiata, un po' in bilico, non mi piace, mi sembra una cosa un po' troppo arrangiata questo braccio con questa pinza, però sembrerebbe farsi un lavoro, quindi bello, sto sapone mi piace, veramente sono ottimi saponi tallovati. Questa che roba è qua. E ancora la schiuma di prima ce la andiamo a togliere. Oh vai. Allora, ci facciamo la seconda passata, ma proprio perché abbiamo sti 5 minuti in più, perché sennò altrimenti non servirebbe, vi dico la verità, non servirebbe, perché ero già a boccia di biliardo. Queste diciamo sono proprio le rifiniture. Andiamo, e sta qua la sopracciglia, ammazza quanto è lunga, oh. Vada qui, guarda quanto è lunga sta cosa, e andiamo proprio a cercare il pelo nell'uovo. Eccoci qua. Faccio vedere un po' anche come vado a tagliare. Vedete come vado bello veloce, sciolto. Ecco, il double edge ho un po' di fifa in più, devo essere sincero, e quindi lo uso
in pratica quando ho più tempo. Quando il rasoio fa sempre questo rumore za, 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 vuol dire che sta tagliando, vuol dire che incontra sempre peli e lui taglia. Ci dovremmo essere. La senti un pochino, bella la mia boccia di biliardo. Ah, ci andiamo a sistemare un pochino anche la peluria sul collo, quindi andiamo a scendere un pochino più giù. La senti? Preciso. Oh, vai, non ci resta che, come diceva Troisi, non ci resta che piangere. Ci andiamo a sciacquare la capoccia. Ho detto bene, ho detto no. Perché a volte a me mi vengono queste cose che della serie. Io mi ricordo che Non ci resta che piangere era un film di Troisi e Benigni. C'ho sto flash, ma è venuto. Io l'ho detto, ma può essere pure una minchiata. Allora, non era il film dove loro andavano indietro nel tempo e andavano a, che trovavano Leonardo? Era quello? Boh, vabbè, dopo vado a controllare. Allora, Aftershave, la lume di Rocca, ragazzi, non serve, eh? Non ci siamo. Assolutamente. Mamma che pelatina. Mamma mia, guarda qui. Spettacolo. Allora, quindi la lume di Rocca non serve. Il sapone, che odore c'ha? Sembra un pochino legnoso, quindi legno, che ci vado a me? terroso, un po' legnoso. Allora, ce ne andiamo di Whiskey Woods, che giustamente non c'entra nulla, ma sì, no, dai, questo è troppo buono, questo va bene sempre, ce ne andiamo di lui perché questo è veramente troppo buono. Vai! Eccoci qua. E siamo a posto. Ragazzi, sbarbata, anzi spelata della testa fatta. Quindi il mio consiglio, il riassunto è: quando avete capelli troppo lunghi, non ci andate con gli open comb, perché come in questo caso io avevo utilizzato Icon Veteran con la parte open, comunque ci dovevo fare troppe passate. La meglio di tutte è la macchinetta. Passate di macchinetta, lazzerate i capelli, li rendete cortissimi, quindi un millimetro, mezzo millimetro, quello che è il taglio che riesce a fare la macchinetta, e in due minuti esagerando, quindi è la cosa più veloce, e poi dopo ci andate di rasoio che vi piace a voi. Io mi trovo benissimo con i multilama per la testa, nel viso non sia mai mi fanno una faccia così rossa. Quindi da Bruno Iepariello è tutto, un saluto, vi iscrivete, qua su dovrebbe apparire il bollino per iscrivervi al canale, e un saluto e alla prossima, ciao.